Ciao, il mio nome è Donato e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi un video diverso dal solito. Andiamo a vedere come installo le cerniere a scodellino in modo semplice in meno di 5 minuti. Di cerniere a scodellino ne esistono di tre tipi. Il primo, che è questo, ti permette di montare l'anta a battuta interna. Questo invece ti permette di montare l'anta a filo o battuta interna. Quest'altra infine ti permette di montare l'anta a mezza battuta. Con questi due pezzi di scarto andrò a montare prima lo scodellino e poi la basetta. Di solito io lascio 4 mm dal bordo esterno allo scodellino. Un rapido calcolo per trovare il centro del foro è 35, che è lo scodellino, diviso 2, più i 4 mm, quindi 21,5. Questi scodellini hanno un diametro di 35 mm, per cui uso una punta Fostener da 35 mm. Per praticare questo foro puoi usare un trapano o un trapano a colonna se lo possiedi. L'importante è che il foro ospiti perfettamente lo scodellino. Bene, passiamo ora a montare la basetta. Tracciamo i riferimenti. Di solito queste basette hanno delle misure standard. 37 mm dal bordo esterno. A differenza, se devi montare delle cerniere con battuta interna, a questi 37 devi aggiungere lo spessore dell'anta. Ad esempio, 37 più 20, che è l'anta, 57. Mentre l'interasse rimane sempre 32 mm. Se il video ti è piaciuto lascia un like, un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti. Ciao!